Cari amici del canale YouTube Guido D'Ambrosio, amici aquilani dell'Alto Casertano e un po' anche dall'estero e dall'Italia che ci seguite, ho l'onore e la gioia di avere qui con me in questa intervista Carlo Gizzi, responsabile della sala stampa della Regione Abruzzo, giornalista, conduttore televisivo, è un amante dell'arte e della vita sotto tutte le sue dimensioni. Ben trovato Carlo, grazie per questa. Grazie, grazie. Bentrovati a voi e grazie Guido per avermi invitato. È una gioia sentirvi. Saluto tutti gli amici dell'Alto Casertano e dell'Alto Matese. Grazie ancora. Guarda, non mi smentisci perché ti vedo lì che sei in mezzo a delle opere d'arte bellissime. Ah, sì. Allora, abbiamo scelto come location questo palazzo simbolo della ricostruzione dell'Aquila, è uno dei primi palazzi che è stato restituito all'uso comune dopo il terremoto del 2009. Si chiama Palazzo Cipolloni, è un palazzo che si trova proprio affaccia sulla piazza del Duomo e sta sul corso Vittorio Emanuele, che è il corso principale della città, è proprio il centro della città. E in questo appartamento che voi state vedendo, in questo enorme appartamento, è stata allestita una galleria d'arte dove ci sono quadri di notevole fattura di maestri italiani ed europei, mobili antichi, sculture, insomma, è una vera e propria un vero e proprio paradiso per gli appassionati dell'arte. Qui alle mie spalle, non so se lo vedi Guido, c'è Certo. uno dei più importanti dipinti della galleria, è un Patini, si chiama L'attesa, L'attesa, come vedi. È un quadro di una estrema drammaticità, rappresenta una donna esausta perché presumibilmente ha prestato assistenza ad una persona che nell'altra stanza sta passando a miglior vita. Poi c'è questo vecchio abbandonato su una sedia, vedete la posizione delle mani rilassate, Sì. praticamente esausto, stanco e in attesa che si compia il destino. Questa è un po' una metafora di quella che è la nostra attesa e noi attendiamo di tornare alla normalità, una vita comune dopo il Covid e dopo il terremoto che ci ha Dopo il interessato. terremoto, infatti, sì. La Se forza l'operatore mi della. segue, io vi faccio vedere anche Sì. le altre stanze di questo palazzo perché meritano. Sì, merita davvero tanto, guarda. È immenso, adesso abbiamo a disposizione solo queste due o tre stanze, perché nel resto stanno facendo altre attività, ci sono dei clienti, dei visitatori. Anzi, se ce la facciamo e se l'operatore mi segue, vi posso far vedere anche l'affaccio su Piazza Duomo e su Corso Vittorio, se sei d'accordo, Guido. Certo, ma come no, come no. Intanto Ecco, ti allora volevo questo. chiedere, ecco, alla luce di tutti questi avvenimenti, di questo periodo che stiamo vivendo così particolare con questa pandemia, come sta vivendo la collettività aquilana? Dal tuo osservatorio, cosa percepisci? Ma io direi che c'è molta correttezza e responsabilità. I cittadini aquilani, anche quelli giovani, rispettano le norme, rispettano il distanziamento, non fanno assembramenti, tutti gli esercizi commerciali rispettano gli orari, non vengono fatte, insomma, colpi di testa. È tutto molto, molto difficile. Siamo abituati alle emergenze come Sì. popolazione. Tu sai che siamo stati colpiti da un terremoto devastante 12 anni or sono. Quindi siamo abituati, insomma, a rispettare le regole per cercare di non danneggiare nessuno. Quindi c'è, ecco, se posso sintetizzare con due parole quello che è l'atteggiamento della popolazione aquilana in questa triste occasione del Covid, direi responsabilità e autodisciplina. Sì, è Se un mi segui. grande esempio per tutti. Sì, insomma, del resto hanno dato un grande esempio di fermezza anche in occasione del terremoto, quando gli aquilani, insomma, passati i primi giorni di disperazione a raccogliere i morti e a seppellirli,
309 morti, vorrei ricordarvi, che rappresentano 309 ferite non ancora rimarginate nelle nostre coscienze, nei nostri cuori, e dopo gli aquilani hanno cominciato insomma a dare dimostrazione di essere resilienti, quindi dalla tragedia hanno piano piano cominciato a ricostruire la loro vita e quella dei loro cari. Ancora ci manca insomma qualche certo. cosa deve essere ancora ricostruita, però siamo sulla buona strada. Beh, sì. Seguimi Giovanni, che facciamo vedere agli amici dell'Alto Matese. Facciamo. Noi siamo al secondo piano di questo palazzo dell'Ottocento. Questa davanti a voi è la piazza del Duomo. Giovanna, falla vedere. Ah, che meraviglia! Ecco, questa è la piazza del Duomo, come vedete. Quella là in fondo, Guido, al centro del video è il Duomo. La chiesa di San Massimo, che non è ancora come era dopo il terremoto, ha la fiancata di sinistra e il tetto e la finta cupola completamente demolita a terra, insomma. Quindi ci piove dentro, ci piove e ci nevica dentro. E ancora stanno vedendo che tipo di restauro fare in quella chiesa, se cambiarla proprio strutturalmente, se abbatterla o ricostruirla, perché presenta dei danni notevolissimi. Invece questa che tu vedi al centro è una chiesa settecentesca, si chiama Chiesa del Suffragio, è comunemente detta Chiesa delle Anime Sante, e è stata costruita per come sacrario dei morti del terremoto del 1703. Sono custoditi all'interno di questa chiesa i resti dei morti del 1700. È un grande patrimonio sì, artistico. Quindi ecco, è un simbolo del terremoto. Sono piuttosto comuni. Fa parte della nostra storia il terremoto dell'Aquila. Qui vedete, questo è il corso Vittorio Emanuele II. Alla fine c'è il Gran Sasso, e niente, questo è il corso dove prima avveniva lo struscio, cioè il passeggio dei giovani, dei cittadini, insomma, che affollano. Chiudiamo perché qui la temperatura è rigida. Sì, chiudi. Ancora la primavera si deve far sentire. Sì. Eccomi qui. Quindi, insomma, di lavoro ne è stato fatto, ma ancora ce n'è da fare. In questi 12 anni tanto si è fatto, la forza degli aquilani e la loro anche pazienza in un certo senso è riconosciuta un po' ovunque nel mondo in questo. E noi ricordiamo anche un altro evento, ma questa volta molto bello, che precede di un anno il sisma. Era il 3 maggio del 2008, quando c'è stato l'inizio del gemellaggio tra l'Aquila e il comune di Sant'Angelo d'Alife. Di Sant'Angelo d'Alife, lo ricordiamo tutti, il gemellaggio che ha suggellato l'amicizia tra questi due comuni, tra queste due comunità, direi, più che istituzioni, perché ci sentiamo veramente vicini alla popolazione di Sant'Angelo d'Alife, che a sua volta è stata molto vicina agli aquilani dopo il sisma. Ricordiamo tutti che insomma i sant'angiolesi hanno sacrificato la raccolta di fondi che avevano fatto per la loro festa patronale per realizzare in uno dei paesi simbolo della distruzione del terremoto aquilano, Onna, per realizzare ad Onna un ambulatorio medico che ancora è in funzione, viene utilizzato per la visita da parte dei medici, per la visita degli abitanti della zona. Quindi è un giorno ci parla di voi questa struttura, e non smetteremo mai di ringraziare la collettività e la generosità di Sant'Angelo d'Alife. Ci sono stati tanti scambi e ci saranno tanti scambi culturali in questi anni, veramente di grande interesse sia dal punto di vista sociale, anche dal punto di vista culturale. Io ne ho visti alcuni documentati sui giornali, tra le scuole per esempio, oltre che con le amministrazioni
comunali, eccetera. E tu sei stato sempre presente, una figura di riferimento, quasi un cittadino onorario di Sant'Angelo d'Alife, potremmo dire, perché hai poi conosciuto persone lì, sei diventato amico di tanti sant'angiolesi. Io mi sento Sant'Angelo d'Alife, per me è la mia seconda casa, insomma non faccio nessuna differenza tra L'Aquila e Sant'Angelo d'Alife. Adesso mi manca tantissimo perché da quasi un anno non ci possiamo muovere, quindi mi mancano le persone, i sant'angiolesi. Anzi, vorrei ricordare, vorrei salutare, sì, più che ricordare, vorrei salutare gli amici sant'angiolesi, a cominciare dal sindaco, da Michele Caporaso, all'ex sindaco, l'ammiraglio Vittorio Folco, persona di grandissima umanità e di grandissima cultura. Siamo molto, molto affezionati a Vittorio. E poi l'avvocato di Tommaso, il parroco Don Mario, che saluto, Don Bartolomeo, che saluto con affetto, che non mancano di venire ad ogni celebrazione della perdonanza. Sì. Tu sai che la perdonanza è la festa più importante che si fa all'Aquila, sì. È diventata anche un patrimonio immateriale dell'UNESCO l'anno scorso. E poi saluto e abbraccio due persone che per me sono tanto care, perché appartengono ormai alla mia famiglia, che sono Generoso e Alfonsina, anzi Alfonsina e Sì. Generoso. Generoso per la sua generosità, perché è una persona tutto cuore, come tutto cuore, che vado a trovarla, mi coccola con i suoi dolci, con il suo limoncello fatto con i limoni di Sant'Angelo d'Alife. Mi ha anche trasferito, insegnato la ricetta, e sto cercando di farla, di imitarla, ma non ci riesco. Quindi un saluto a tutta la popolazione e alla collettività di Sant'Angelo d'Alife. Spero quanto prima di venire ad assaporare la vostra amicizia, il vostro cuore e anche le cose buone che fate. Grazie, grazie. Io vorrei aggiungere un grande ringraziamento anche a Giovanni Caso, mio amico, che ci teneva tanto, insomma, negli anni ha dimostrato un grandissimo impegno per questi rapporti così che si sono poi dimostrati di vera amicizia. Giovanni, direi che è un po' l'animatore, è stato uno degli ideatori di questo gemellaggio che è tra i più riusciti dell'Aquila. E poi è stato il pioniere, il primo sant'angiolese che è sbarcato all'Aquila. Adesso si è sposato un'aquilana e insegna in una scuola aquilana, nella scuola più importante dell'Aquila, che è la Dante Alighieri. Ed è poi ha chiamato a sé, come facevano gli emigranti italiani quando andavano in Argentina, in Australia, in Venezuela, che andavano loro e poi facevano venire i loro amici e parenti. Ecco, Giovanni Caso ha fatto lo stesso. Adesso qui noi contiamo una collettività, un gruppo di sant'angiolesi di varie decine di persone che si sono perfettamente integrati. Ci vediamo spesso, soprattutto nelle cene. Adesso no, perché non si possono fare. Poi ci incontriamo sempre in momenti lieti, felici. È bello tutto questo ed è un esempio per tutti. E noi nel mio canale, che è una videoteca di vario genere, territorio, radici e storia, questo video rappresenta un punto importante di condivisione. Ci tenevo tantissimo e perciò ti ringrazio dal profondo del mio cuore e ancora continuo ad ammirare tutte quelle bellezze che ci sono lì in quel salone Vieni, dove vieni. sei. Un po' ti Facciamo invidio. vedere. Sì, ma appena vieni, Guido, qui siamo di casa, non ormai, perché il proprietario di queste meraviglie, che è diventato un nostro carissimo amico, che cito, Gianluca Giubic, ci sopporta. Fino a quando ci sopporta, noi saremo qui, perché ci beiamo a vedere queste cose. Anzi, il professore ha anche acquistato dei quadri molto, molto belli, poi te li faremo vedere quando Benissimo. verrai da queste. Vedi, Benissimo. facciamo vedere queste sculture. Sì. Poi, se hai altre domande, questa è la sala principale. Questa era la sala delle feste del palazzo, con una superficie di
insomma, è un salone veramente di rappresentanza. Tu pensa che fino a prima del terremoto questo appartamento era abitato da due sorelle nubili, che poi purtroppo sono volate in cielo anche loro, e hanno lasciato questo patrimonio ai padri gesuiti che adesso lo amministrano. Mamma mia, è notevole, notevole come patrimonio questo. L'ultima domanda che mi viene alla luce di tutto quello che abbiamo visto, quale valore secondo te è possibile trasmettere alle nuove generazioni in questa profonda epoca di cambiamenti nella quale il web e i social sono sempre più preponderanti? Beh, intanto che non c'è cambiamento se non c'è la giusta attenzione al passato, alle radici, alla nostra cultura, alle nostre tradizioni. Quindi i cambiamenti sono tutti positivi perché ci proiettano verso un mondo futuro che sarà sicuramente migliore. Però i giovani devono sapere che loro hanno alle spalle una storia di impegno, di lavoro, di sacrifici, di arte, di cultura, che non va dimenticata, anzi è sulla base di questa. Tu mi insegni che l'albero per radicarsi bene, per crescere, per proiettarsi verso il cielo, ha bisogno di solide radici che affondino su un terreno fertile, grasso, sull'humus dell'umanità, della vita. Ecco, non esiste futuro se non c'è un giusto riconoscimento del passato. Grazie, grazie infinite. Allora, rinnovo ancora una volta i miei Ma ringraziamenti. È grazie a stata te, Guido. una grandissima opportunità questa, così come quando mi hai ospitato con quel breve contributo nella tua trasmissione Aquilani, che va in onda, lo ricordiamo, tutti i giovedì sera alle 21:30, anche sulla pagina Facebook. La QTV Abruzzo, pagina Facebook, tutti i giovedì alle 21:30. E tu, quando vuoi, Guido, sei graditissimo ospite. Dammi un secondo, Guido, perché voglio salutare tutti gli amici di Sant'Angelo d'Arife, Sì, ad uno, sì. abbracciarli e dargli appuntamento non appena la situazione della pandemia lo consentirà. E poi voglio salutare anche tutti gli amici che purtroppo ancora non conosco, ma spero poco nel tempo di conoscere, del Casertano e dell'Alto Matese. E Grazie, poi mi unisco saluto a anch'io. te che mi hai dato È questa opportunità. stato un grandissimo onore. Grazie ancora, alla prossima. Grazie Carlo, buona serata. Ciao a tutti amici, Grazie, ciao. alla prossima!